Vaccini da oggi a Pesaro si somministrano anche in farmacia. In 104 a correre per dire no alla violenza di genere. Arena BCC di Fano al via un'estate da 64 eventi. VL arriva il rinnovo biennale per Carlos Delfino. Una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV che come ogni sera ci seguite sul canale 633 del Digitale Terrestre in occasione di Rossini News, questo nostro spazio, questo nostro telegiornale dedicato alle principali notizie della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche. Telegiornale di lunedì 28 giugno, un giorno importante perché è il primo giorno in zona bianca per l'intera Italia e il primo giorno in cui decade l'obbligo di mascherina negli spazi pubblici aperti. Una piccola grande conquista determinata dal calo dei contagi da Covid-19, corso parallela alla crescita della campagna vaccinale. Campagna che per quello che riguarda la città di Pesaro da oggi si è arricchita di una nuova opportunità, quella di potersi vaccinare direttamente in farmacia. Vediamo. Salto in avanti per la campagna vaccinale nella città di Pesaro. Oggi 28 giugno sono partiti i vaccini in farmacia, un percorso voluto da tempo che comincia qui dalla farmacia di Via Giolitti, o meglio dall'ambulatorio affiancato alle farmacie, dove medici e farmacisti abilitati alla vaccinazione procedono alla somministrazione dei primi vaccini anti-Covid appunto in queste strutture. Un passaggio, quello alla campagna di vaccinazione in farmacia, previsto anche per il futuro e presumibile smantellamento degli hub vaccinali in favore di strutture come queste più adatte appunto a una gestione ordinaria diversa da quella emergenziale. Come associazioni che rappresentano le farmacie, sia Assofarm per le comunali che Federfarma per le private, abbiamo voluto fortemente questa partenza con i vaccini in farmacia, anche perché a livello governativo, insomma, nel 99% alla fine di settembre, insomma, entro la metà di ottobre, gli hub vaccinali verranno chiusi e quindi si passerà da una gestione dell'emergenza a una gestione insomma, della vaccinazione normale come avveniva per quella antinfluenzale. Per cui dobbiamo entrare in regime di vaccinazione all'interno degli spazi degli ambulatori medici per quanto riguarda i medici di medicina generale e per quanto riguarda le farmacie, all'interno delle farmacie o nel caso di oggi negli ambulatori a fianco alla farmacia. Qui siamo in via Giolitti, abbiamo degli spazi liberi che abbiamo adibito appunto a vaccinazione. Questa mattina si è iniziati insomma, con grande soddisfazione, ma anche con tutti i criteri di sicurezza e di tranquillità del caso, per cui la gente si approccia in maniera positiva. Il fatto che il farmacista è un pochino come il medico, insomma, ti dà tranquillità, sicurezza, il tuo è una persona che hai scelto e quindi diciamo, si contribuirà, io credo, in maniera positiva e esponenziale alla risoluzione di questa pandemia in via definitiva proprio con la vaccinazione. Ecco, oggi si comincia qui da Via Giolitti, ma sono diverse le farmacie che hanno aderito. Come proseguirà la campagna? Ma la campagna proseguirà sulla base delle prenotazioni. Ogni cittadino può andare nella propria farmacia, nella farmacia aderente alla campagna di vaccinazione per prenotare il proprio vaccino e poi può scegliere il giorno, come dicevo. Adesso noi ci stiamo cercando di organizzare perché evitare ogni spreco di dose di vaccino. A seconda dell'azienda che lo produce ci sono ogni fiala un certo numero di dosi che vanno inoculate, quindi cerchiamo di sommare le prenotazioni in spazi precisi. Oggi qui erano previsti 24 vaccinati, domani ce ne sono, se non vado errato, 18, poi altri 18 il giorno dopo. Cerchiamo di mettere insieme, quindi le prenotazioni nelle farmacie comunali si possono fare dappertutto e al tempo stesso poi cerchiamo di metterle insieme per evitare ogni spreco possibile.
Sempre più bassi i contagi da Covid-19 nelle Marche. Oggi, come ogni lunedì, giornata da pochi tamponi, soltanto 796, di cui 357 nuove diagnosi, appena 3 i casi positivi al Covid-19, 2 nella provincia di Pesaro Urbino e 1 in quello di Ascoli Piceno. 13 invece quelli registrati ieri. Per quanto riguarda i ricoveri, restano attualmente 30 pazienti in degenza nelle strutture delle Marche, di cui 6 in terapia intensiva. Nessun decesso invece è stato registrato nelle ultime due giornate. Cambiamo argomento. Operazione delle guardie di finanza di Ancona e Pesaro che alla Marina dei Cesari di Fano hanno sequestrato una barca a vela di 14 metri del valore di 200.000 euro. Il natante in questione si trovava ormeggiato nel porto di Fano dal 2019 in maniera irregolare, in quanto il proprietario brasiliano non aveva regolarizzato la permanenza nel territorio italiano, che è fissata al limite di un anno e mezzo per chi è al di fuori dell'Unione Europea. La barca in questione batte infatti bandiera Commonwealth of Dominica. Avendo così aggirato il diverso regime doganale, è stato sequestrato il mezzo, nonché elevato un verbale per il recupero dell'IVA evasa di oltre 37.000 euro. Di corsa contro violenza e discriminazione di genere. È con questo intento che si è svolta ieri la staffetta solidale Libere di Corsa, un appuntamento molto partecipato organizzato dal Lions Club della Rovere, Lions Club di Pesaro e anche con la nostra collaborazione di Rossini TV, un appuntamento che ha aperto il Festival Percorsi dell'associazione Percorso Donna. Di corsa contro abusi, violenza e discriminazione di genere. La terza edizione del Festival Percorsi, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Percorso Donna, è partita di slancio con 104 atleti e atlete che si sono dati appuntamento sul lungomare di Pesaro in occasione della staffetta solidale Libere di Corsa. Corridori amatoriali, ma pure professionisti, pentatleti e maratoneti, uniti dall'intento solidale creato dal Lions Club della Rovere di Pesaro, che ha coinvolto nell'organizzazione Atletica Banca di Pesaro e Panathlon. A vincere la staffetta femminile, la squadra De Blondis, formata da Simona Bruscoli, Emanuela Trombini, Alessandra Renzoni e Francesca Palmieri. A vincere la staffetta maschile la Dinamo di Marco Ciamaglia, Matteo Giustini, Luigi Ciabattoni e Paolo Moreschi. A primeggiare fra le squadre miste la Gabbiano, composta da Emanuele Gambini, Natalia Fernandez, Juan Pablo Fernandez e Reda Chenouf. In gara anche un team con Mila Della Dora, Simona Palazzi, Michela Vetri e Rosina Alessandri, rispettivamente assessore di Pesaro, Cagli, Urbino e Gabicce. Il messaggio che bisognava portare era un messaggio importante, quindi è importante essere presenti in apertura e in chiusura. Io ringrazio veramente Percorso Donna, il Lions Club della Rovere, il Panathlon, l'Atletica Banca di Pesaro e Rossini TV che hanno deciso di sostenere questa manifestazione. Sono tante le persone che hanno deciso di correre e di camminare, non solo pesaresi, ma ho visto tante persone che sono arrivate sia dall'entroterra che da Fano e anche dall'Umbria, il che vuol dire che il messaggio che si vuole portare è un messaggio importante, quello di no alla violenza sulle donne. Mi ha fatto piacere essere qua perché questa è davvero l'occasione in cui vale il motto e l'importante è partecipare. Io non sono qua assolutamente per vincere, ma sono stata in gara con altre tre mie amiche in questa staffetta contro la violenza sulle donne. Quindi ringrazio Lions, ringrazio Percorso Donna per questa iniziativa che davvero ha avuto grande successo e partecipazione. Complimenti, andiamo avanti così. L'atmosfera che si respira oggi è unica ed è un segnale per tutti. È stata una grande soddisfazione vedere la così ampia partecipazione, ci hanno sorpreso, consideravamo un certo numero di magliette, abbiamo dovuto ristamparle. È veramente una gioia, anche perché la presenza di così tante persone ci permette di trattare un argomento che è importante per il Lions, per il board internazionale, che è quello del contrasto alla violenza di genere, e che noi abbiamo scelto di trattare in una maniera, diciamo, più soft, coinvolgendo le persone con questa corsa, con l'attività fisica, per permettere loro di conoscere un problema che in genere allontana e che va trattato con le parole giuste, perché proprio perché allontana. E Percorso Donna, che è l'associazione alla quale devolviamo la raccolta dei fondi, sa proprio quali sono le parole giuste per parlare di questo argomento spinoso, difficile e che allontana, e invece va affrontato. E oggi è l'occasione perfetta per raccogliere fondi per una giusta causa.
E questo weekend Rossini TV è stata presente al taglio del nastro della nuova sede delle Proloco provinciali. Nuova sede che è stata collocata in un luogo molto particolare, quale il convento francescano del Beato Sante. Avere una sede qui è veramente prestigioso per tutte le Proloco della provincia di Pesaro Urbino. È veramente un grande orgoglio. Abbiamo lavorato veramente tanto, qui non posso non ringraziare i miei consiglieri, tutto il mio consiglio direttivo, perché ognuno ha fatto il suo pezzo, ognuno si è dato da fare per le proprie competenze. È chiaro che siamo in un punto strategico, quindi oltre che inaugurare la sede inauguriamo anche un punto informazioni, in un santuario, in un luogo religioso, in un luogo di silenzio, in un luogo di spiritualità. Quindi quale posto migliore potevamo avere la possibilità, la fortuna di, ecco, sentite anche il suono delle campane, la fortuna di essere qui e oggi a festeggiare le Proloco. Abbiamo scelto proprio qui oggi, in questo momento, perché faremo l'inaugurazione della sede, inaugureremo anche il nostro nuovo labaro del comitato provinciale. E con soddisfazione ieri sera ho ricevuto la telefonata dell'assessore regionale Baldelli, che per la prima volta la regione si presenta con un assessore. E questo è un fatto importante e per noi è un riconoscimento, vuol dire che le Proloco sono veramente tenute in considerazione dalla regione Marche, quindi oggi ci saranno anche altri consiglieri regionali, non solo Baldelli, quindi la regione sarà ben rappresentata e questo per noi è un motivo di orgoglio. Oggi in questa assemblea ci sarà anche un momento, perché sono stato così insignito del titolo più alto della Repubblica di Cavaliere, e oggi sarà un momento anche per ringraziare i frati, in particolare il nostro fratello padre Tommaso, che con amore, con dedizione mi ha insegnato il dono dell'umanità, dell'umiltà, il sapersi donare, e questo ha riportato questo riconoscimento. Quindi oggi sono io che devo a lui questa grande passione, amore che mi ha trasmesso, e quindi oggi sarà lui il momento giusto per festeggiarlo, in questa occasione dove ci saranno tutte le autorità e dove ci sarà tutte le Proloco della provincia che saranno a testimoniare il lavoro fatto. Stiamo rilanciando il territorio marchigiano, una regione declinata al plurale che deve avere una visione unitaria. Le Proloco possono darci una mano in questa visione, in questo obiettivo che ci siamo prefissati, perché sono capillarmente diffuse su tutto il territorio e con i loro volontari rappresentano uno straordinario moltiplicatore dei nostri eventi e della promozione di ogni singolo borgo di questa bellissima regione, che non ha nulla da invidiare alle regioni vicine e da altre regioni europee, perché d'altronde ci troviamo qui in un posto come il santuario del Beato Sante, che esprime tutti i valori attorno ai quali le nostre comunità si sono formate. A fronte di quello che può essere il fattore turistico economico che la Proloco può dare, le Proloco possono dare al territorio, io ritengo anche che sia fondamentale il fattore sociale che le stesse possono portare, perché riescono a ridurre quel gap che la pandemia in termini sociali ha creato sui nostri tessuti. Per me è un valore aggiunto avere una sede così importante nel mio territorio, perché quando sono partito ho creduto subito e da subito nelle associazioni, nel volontariato e nelle Proloco. Oggi invece di ospitarne una riesco ad avere la possibilità di ospitarle tutte quelle del tessuto territoriale provinciale. Quindi un valore aggiunto per Monbaroccio, un valore aggiunto per il nostro territorio, e la porta del mio comune, anziché essere aperta per una Proloco, a questo punto sarà aperta per tutte quelle della provincia. Una Proloco dà valore a un luogo che accoglie, che ospita. Oggi il Vangelo di oggi parla dell'accoglienza di Abramo ai tre angeli, alle querce di Mamre. Quindi l'accoglienza fa parte di un dato biblico da sempre. Accogliamo il Signore, accogliamo i fratelli. E quindi ecco, una Proloco ha un grande valore, se è in sinergia poi anche con la realtà dei frati che custodisce questo luogo per accogliere i pellegrini, i bambini. Il Beato Sante amava tanto i bambini, la croce che benediva i bambini, quindi ecco, un luogo di pace, un luogo di carità, un luogo di accoglienza, un luogo di fede. In questo momento particolare della nostra storia, ecco, un luogo che è veramente importante. E allora ringraziamo Dio perché ci sono realtà, volontariati, come anche il Proloco, che valorizza l'ambito religioso, culturale e di accoglienza. Questo ci tengo molto, l'accoglienza a tutto campo.
Ed ora lo spazio è dedicato alle segnalazioni di voi telespettatori, segnalazioni che sempre più spesso riguardano abbandoni di rifiuti o immondizia che si accumula sistematicamente fuori dai cassonetti. È il caso delle foto inviateci da un residente di Villa San Martino che denuncia questa situazione che si ripete fra via Togliatti e via Mercadante a pochi metri dalla locale scuola per l'infanzia. Vi ricordiamo il contatto WhatsApp per le segnalazioni a Rossini TV 370-366-7210. E sarà un'estate da 64 serate divise fra intrattenimento comico, dialettale, musica e cinema quella che si prospetta all'Arena BCC di Fano. Un programma ricchissimo che vi mostreremo in uno speciale dedicato che Rossini TV trasmetterà venerdì 2 luglio alle 21:15. Intanto le prossime interviste realizzate da Antonio Astuti vi daranno una anticipazione di quanto proporrà l'Arena Fanese in questa estate di ripartenza. Siamo partiti con le scuole di danza, dal 5 di luglio partirà il cinema sotto le stelle, ovvero dal lunedì al giovedì fino a metà settembre ci sarà cinema sotto le stelle. Poi avevamo il nostro giocattolo che era quello del dialettale, il dialettale che praticamente siamo alla 12ª edizione di dialettale. Naturalmente questa arena era nata sul dialettale con il nostro amico Fabio Guccioni, che è stato l'ideale socio della Tre Ponti, dell'Arena BCC, che purtroppo abbiamo perso solo un mese e mezzo fa per un tumore, naturalmente, che era l'asse portatore dell'arena, era il suo giocattolo, era il suo partecipare, il suo... praticamente Fabio non c'è più. Quest'anno sarà dedicata una serata proprio al nostro Fabio Guccioni, che era stato l'ideatore dell'Arena BCC. Dicevo, tutti i venerdì dialettale, il sabato musicale, sabato e domenica con qualche chicca. Quest'anno abbiamo una chicca in più, noi eravamo all'8ª edizione di gara di barzellette, quest'anno ci siamo un po' trasformati perché i concorrenti erano sempre quelli, purtroppo. Trovare nuovi concorrenti è difficile. Cosa abbiamo pensato? Di portare gli ultimi quattro finalisti, della SAI l'ultima di Mediaset, perciò avremo un concorrente che viene, un concorrente sarà una gara, sarà una serata comica, uno viene da Roma, l'altro viene da Perugia Umbro, il nostro Biccio che è di Fermignano interno qui e l'altro viene da Modena. Abbiamo quattro personaggi, i quattro finalisti della SAI l'ultima, perciò diciamo che avremmo alzato un po' il livello della barzelletta, perciò serate musicali, dicevo, abbiamo praticamente 3-4 serate importanti, una con la Rossini Orchestra, la cover dei Queen, Queen Mania, che vengono da Milano, la cover di Vasco, praticamente abbiamo 3-4 serate importanti. Questo è un luogo importante nella nostra città, quando pensiamo ai centri, pensiamo sempre ai centri storici, al lungomare, qui c'è uno spazio che è diventato fulcro per tante iniziative, uno spazio di partecipazione perché tutto quello che c'è qua è il frutto del volontariato, è il frutto dell'iniziativa, delle associazioni presenti qua, a cominciare dalla Proloco, dalla cooperativa Tre Ponti, e l'Arena BCC è proprio questo, uno spazio poliedrico dove si va al cinema, c'è il teatro, c'è la musica, concerti, varietà, insomma un ricco programma per tutti i gusti, come si usa dire. Prego, quello che mi piace è sottolineare che il programma di quest'anno si è superato. Ogni anno è un crescere, ma quest'anno veramente è un programma ricchissimo, a dimostrazione che il luogo cresce, è sempre più atteso ed è diventato un punto di riferimento. E restiamo in tema di spettacoli nella città di Fano, perché domani, martedì 29 e mercoledì 30 giugno, alle 21:15 alla Rocca Malatestiana di Fano, torna il San Costanzo Show, con Sapore di Sale Grosso, il nuovo spettacolo comico dell'estate 2021. Dopo lunghi mesi di assenza, si tratta di un nuovo spettacolo ideato ad hoc per l'estate post-pandemia. Sul palco ci saranno personaggi cari al pubblico del San Costanzo Show e altri tutti nuovi, con duetti, gag corali, videoproiezioni, coreografie e improvvisazioni. E sabato 3 luglio si terrà la 13ª edizione del concorso estemporaneo di pittura del quartiere Porto, che ha lo scopo di valorizzare gli aspetti paesaggistici, architettonici e panoramici del porto di Pesaro. La giuria sarà presieduta per il secondo anno consecutivo dalla professoressa Basile e diversi sono i premi in palio. Ce ne parlano nelle prossime interviste Pino Mainieri e Franco Signoretti, componenti del comitato organizzatore.
L'anno scorso è andata molto bene, perché nonostante problematiche Covid che hanno limitato tantissimo l'organizzazione, come del resto, però siamo stati gli unici in Italia che hanno potuto ripetere il concorso, che ha la sua 13ª edizione. L'anno scorso siamo riusciti ad iscrivere 52 persone, diciamo pittori, e 25 dei quali venivano da una decina, 12 regioni italiane. Quindi comunque un grande successo. Quest'anno siamo, diciamo, a ripetere il concorso per la 13ª volta. È un concorso molto molto interessante agli occhi di chi partecipa e comunque anche per altre organizzazioni che cominciano a prendere spunti da questo concorso. Gli abbiamo dato una formula molto interessante, perché oltre a fare un concorso per gli adulti, diciamo, che è un concorso a tecnica libera, quindi chiunque si iscrive può partecipare a tecnica libera, facendo tecnica libera, ci sono anche un concorso per i giovani talenti, che sono i ragazzi fino a 14 anni che partecipano a un concorso proprio, ecco. I premi sono interessanti, perché 1.200 euro il primo premio, 500 il secondo, 250 il terzo e 300 euro è il premio Emma Corvo, che si ripete anche quest'anno. Voi sapete che il concorso ormai da anni è dedicato a Monacciani, che è colui che l'ha inventato, e noi l'abbiamo ripreso dopo 47 anni. Però siccome è stato con noi il nostro presidente Mario Logli, diciamo, ha lasciato un ricordo indelebile e ci ha fatto crescere tantissimo. Abbiamo voluto dedicare il primo premio, che l'abbiamo chiamato premio Mario Logli, appunto al vincitore. Sono passati 13 anni, un sacco di tempo da quella volta che ci siamo ricordati questo concorso quando eravamo bambini, e abbiamo deciso di ridare vita, prima con una dimensione quasi parrocchiale, cittadina, poi si è allargato alla provincia, poi alla regione. Oggi dobbiamo dire che è cresciuto tantissimo, e quindi ci sono partecipanti un po' da tutta Italia, e possiamo dire che nella sua dimensione è anche un concorso a livello nazionale. Cominciano ad esserci anche dei professionisti che vengono a esprimersi, e quindi per noi è motivo d'orgoglio e anche un convincimento nel proseguire per i prossimi anni in questa direzione. Per iscriversi possono recarsi chiunque al circolo del porto in via Cecchi 22, è possibile ritirare il regolamento e la scheda di iscrizione e lasciarla lì. L'iscrizione è un contributo di 10 euro, gratuita per chi ha fino a 16 anni, ed è aperto dalle 17 alle 23 di tutti i giorni. Un altro modo per iscriversi è andando sul sito www.quelidelport.it, si scarica la scheda e la si rimanda. Per coloro che vengono da fuori zone, da lontano, possono invece telefonare ai numeri, diciamo, che leggete sopra la locandina, dove ci si può iscrivere anche telefonicamente. Il concorso inizia sabato 3 luglio a partire dalle ore 8. Inderogabilmente le opere si presentano entro le ore 16, chi non si presenta entro quell'ora deve essere escluso. Si possono timbrare due tele, ma presentarne una sola. Ripeto, tecnica libera. Ed ora allo sport. È ufficialmente annullata la festa per il secondo scudetto dell'Italservice, che era stata inizialmente prevista per sabato 3 luglio in Piazzale della Libertà di fronte alla Palla di Pomodoro. Attraverso una nota ufficiale, la società pesarese di calcio 5 ha fatto sapere come l'organizzazione della festa si sia scontrata con l'eccessivo carico di restrizioni tuttora previste dalle cautele del Covid-19, che avrebbero reso l'appuntamento come qualcosa di troppo limitante per una festa celebrativa. E si è chiusa a Roma la stagione degli Angels. La squadra pesarese di football americano è stata eliminata ai quarti di finale dai pretoriani Roma al termine di un combattuto match conclusosi con il punteggio di 24-20. Una chiusura però a testa alta per la squadra di coach Gerbaldi, presentatasi all'appuntamento con numerose defezioni per problemi fisici, ma che è rimasta comunque in partita fino all'ultimo. Parliamo di pallavolo, altro nuovo arrivo alla Megabox Vallefoglia. Si tratta della 23enne Giulia Mancini, l'anno scorso protagonista di un'eccellente stagione in Serie A2 con la Balducci Macerata. Il suo arrivo completa il reparto centrale delle Tigri, che già conta Sined Jack, Alexandra Botesat e Viola Tonello.
E parliamo anche di pentathlon, perché a Berna l'atleta pesarese della SD Futura Nicola Sozzi ha ottenuto un ottimo risultato concludendo la sua prima gara internazionale al quarto posto assoluto e come prima classificata fra le atlete italiane. Ed ora il basket. Ottime notizie per i tifosi della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che riparte da Carlos Delfino. Il capitano ha infatti ufficialmente rinnovato il contratto che lo legherà alla società pesarese per le prossime due stagioni. Già in passato le sale del comune di Pesaro si erano aperte alle presentazioni di nuovi giocatori o allenatori, mai però lo avevano fatto per un rinnovo contrattuale. Il che la dice lunga sul peso di valori tecnici, leadership e carisma che l'argentino Carlos Delfino rappresenta per la VL. Il capitano, che compierà 39 anni il prossimo agosto, rinnova per altre due stagioni il rapporto con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Un matrimonio che si allunga, celebrato dall'intera società biancorossa, ma anche dal sindaco Matteo Ricci e assessore allo sport Mila Della Dora, ai quali per l'occasione è stata donata una casacca ufficiale indossata in stagione dallo stesso Delfino. Io sono molto contento di essere qui a Pesaro. Mi sono trovato l'anno scorso già con una società storica e con una città alla quale piace molto il basket e la quale che ti fa sentire come in casa. Sì. E dopo questa stagione che, come dicevo prima, abbiamo avuto una prima parte molto positiva, una seconda un po' meno positiva, però che alla fine, facendo i conti, secondo me è stata una buonissima stagione e che niente, mi sento molto contento di essere coinvolto a continuare avanti, a continuare a crescere e a continuare in questo percorso con la VL e con tutta la città, speriamo anche con i tifosi in campo, no? Carlos Delfino riparte dunque da Pesaro dopo il brutto infortunio che l'ha estromesso dal rush finale della stagione pesarese, eppure dalla recente convocazione con l'Argentina in prospettiva delle prossime Olimpiadi. Ci è mancato la fine, un po' credo che sia stato colpa degli infortuni, varie cause di Covid. Diciamo che il nostro giorno di ritorno non è stato bellissimo, no? L'abbiamo sofferto più che altro, soprattutto la fine. Personalmente la frustrazione di non essere stato in grado di essere in campo per aiutare i ragazzi, per caricarli, per essere parte anche delle sconfitte, ma essere lì con la squadra. Niente, adesso bisogna guardare avanti, bisogna imparare i nostri sbagli, bisogna continuare a crescere, come dicevo prima, e niente, credo che oggi tocca presentare che io ho firmato, ma credo che il rinforzo più importante sarà vedere la gente in campo, e quello sarà un rinforzo grande per la squadra, no? Avere il tifo della gente. Dopo sicuramente è il momento di Ario, Walter, Stefano, di cercare di creare il gruppo migliore per andare in campo e fare un'altra stagione buona. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata, che alle 21:15 vi propone la presentazione della mostra di Pergola Imperatori Romani in bronzo. E per chi ancora non l'avesse fatto, vi ricordiamo l'app di Rossini TV, uno strumento fondamentale per vedere i nostri programmi, consultare le notizie o semplicemente per inviare segnalazioni alla redazione di Rossini TV. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale. Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV, il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi.